Buonasera amici di 8 Channel e ben ritrovati con questa diretta. È il giorno di Fabio Cannavaro. Questo pomeriggio alle ore 17 si inizierà ufficialmente l'era targata Fabio Cannavaro sulla panchina del Benevento Calcio con la presentazione a Palazzo Paolo V. Lì andremo a breve, dove abbiamo il nostro inviato Ivan Calabrese, avremo i contributi live anche della nostra responsabile dello sport Sonia Lantella e del nostro direttore Pierluigi Melillo. Ascolteremo chiaramente live le parole dei protagonisti, ma è oggi ufficialmente il Cannavaro Day. Già nella giornata di ieri, dopo aver siglato il contratto, ha preso confidenza con il mondo giallorosso, ricordiamolo che è la prima avventura in Italia su una panchina per Fabio Cannavaro, che è reduce dalle esperienze in Cina, dove ha centrato in ogni caso molti successi, portando alla notorietà del calcio cinese anche la squadra del Guangzhou. Mi dicono dalla regia che è subito pronto il nostro Ivan Calabrese, che, a cui do il benvenuto, sarà il tramite per farci entrare live lì nella conferenza stampa di presentazione a Palazzo Paolo V. Ben ritrovato Ivan, che clima si respira? C'è un clima ovviamente di attesa anche tra i tifosi, no? Pasquale, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. C'è un clima di attesa, sì, qui a Palazzo Paolo V, anche da parte dei tifosi giallorossi che aspettano Fabio Cannavaro. C'è stata un'accoglienza molto importante per l'ex campione del mondo. Alle mie spalle c'è il palco dove ci sarà la presentazione, però adesso chiedo alla nostra responsabile dello sport Sonia Lantella, insomma, che nome è Cannavaro per il Benevento e quanto è importante? Ma è un nome importantissimo, non solo per il Benevento, parliamo comunque di Fabio Cannavaro, pallone d'oro, capitano dell'Italia che ha vinto i mondiali, per cui è stata un'operazione di marketing d'immagine incredibile, no? Per la seconda volta, perché non ci dimentichiamo che il Benevento ha già avuto Filippo Inzaghi, che però già si era cimentato nelle vesti di allenatore col Milan, col Venezia, poi ancora col Bologna, per cui è chiaro che con Fabio Cannavaro c'è una maggiore curiosità, ha un'esperienza maggiore rispetto a quello che era l'altro nome, De Rossi, però allenato in Cina, quindi chiaramente sarà una sfida con se stesso, una sfida in un campionato italiano seppur di seconda fascia, ma un campionato comunque importantissimo che quest'anno ancor più annovera club blasonati, l'abbiamo detto, come Cagliari, Genoa, ma comunque squadre attrezzate. Tra queste squadre c'è il Benevento, perché l'ultimo blocco di mercato ha fatto capire a tutti, è un po' stata la voce del patrono Oreste Vigorito, ci saremo anche noi per quello che è l'obiettivo playoff, ma anche sperando in qualcosina in più. E l'arrivo, la scelta di Fabio Cannavaro è come se fosse quella ciliegina sulla torta, questa torta che in realtà si è arricchita di aspettative maggiori rispetto a quelli che erano i presupposti iniziali, il punto di partenza. Con Caserta chiaramente si era rotto qualcosa, ancor prima si era provato a ricucire, però poi alla fine l'ennesima sconfitta col Brescia, la terza, ha fatto completamente spaccare tutto, rompere il giocattolo, per cui ecco la decisione di voltare pagina e di puntare su un nome dove è stata anche un po' una scommessa. Pasquale Foggia ci ha provato, non era convintissimo, questa ve la racconto, perché loro sono molto amici anche con Paolo, il fratello che sarà l'allenatore in seconda e quindi affiancherà il fratello in questa nuova avventura. Però ecco, era un nome che stuzzicava il direttore Foggia da tempo, però non era così convinto, no? Perché chiaramente qualcuno poteva aspettarsi anche una scelta diversa, un po' più importante. Ci sono anche panchine in Serie A che possono traballare, che traballano, perché più di qualcuna è in bilico. Però ci ha voluto provare e alla fine Fabio ha stupito un po' tutti, ha deciso di rimettersi in gioco. Tanti ex campioni del mondo lo stanno facendo, lo hanno fatto, in B ce ne sono tre, per cui sicuramente ecco la curiosità di sentire le prime parole e poi la curiosità di vederlo in campo, perché attenzione, come giocatore non deve dimostrare più nulla, come allenatore deve dimostrare tutto. Eh sì, deve dimostrare tutto, grazie mille Sonia. E quindi abbiamo detto, l'ha detto Sonia, Cannavaro allenato in Cina,
campione del mondo nel 2006, tra l'altro c'è da dire che anche vincitore del Pallone d'Oro nel 2006, l'ultimo difensore che ha vinto questo importante riconoscimento, che negli ultimi anni è stato alla mercé di Cristiano Ronaldo e di Messi. Quindi comunque da calciatore ha avuto una carriera straordinaria, è chiaro che adesso deve dimostrare di essere un ottimo allenatore, come tra l'altro già ha fatto in Cina, ma è chiaro che la Cina è un campionato, un calcio totalmente diverso rispetto a quello europeo, e ritengo, almeno personalmente, che la scelta di Cannavaro di partire dal Benevento sia comunque positiva in vista di una carriera futura da allenatore qui in Europa, in Italia in special modo. Abbiamo qui con noi il direttore Merillo. Direttore, buonasera. Buonasera. Insomma, il nome di Cannavaro è importante soprattutto per la realtà di Benevento. Ma diciamo che è stato un colpo grosso del presidente Vigorito, perché veramente è un nome autorevole, diciamo quasi sprecato per la Serie B, insomma è un calciatore importante nel passato, un allenatore che comunque ha dimostrato, anche se in paesi stranieri, di essere all'altezza della situazione. Certo, uno non si aspettava di vedere un campione del mondo, Pallone d'Oro, tra i difensori forse è l'unico nella storia del calcio mondiale, che potesse accettare la Serie B con il Benevento, una squadra che ha avuto tra l'altro anche un avvio particolarmente complicato e difficile. Però insomma è stato un colpaccio del presidente Vigorito, si alza l'asticella a questo punto anche per i calciatori, che dovranno tener conto di questa scelta della società, che è una scelta competitiva, insomma, diciamolo chiaramente, Vigorito prendendo Cannavaro ha fatto capire chiaramente di voler tornare in Serie A, perché Cannavaro è un allenatore ambizioso che vuole subito far capire di che passo è fatto nel campionato italiano, anche se di Serie B. Ti ripeto, mi aspettavo che fosse reclutato da qualche squadra di Serie A, invece poi alla fine abbiamo visto la trattativa, grazie anche all'intervento del direttore sportivo Pasquale Foggia, che è decollata, c'è stata questa svolta, e decisamente Cannavaro è un nome importantissimo per la Serie B, fondamentale per la piazza di Benevento, una piazza che torna al centro del calcio nazionale, perché con Cannavaro, lo vediamo qui stasera, ci sono gli inviati dei maggiori quotidiani sportivi e nazionali, delle maggiori emittenti televisive nazionali, quindi questo significa che Cannavaro è un veicolo importante anche per la città e per la provincia di Benevento, oltre che per la squadra calcistica. Ci auguriamo che insomma arrivino anche i risultati a questo punto, perché anche per Cannavaro è un esame, una prova per lui, che per la prima volta allena in Europa, quindi staremo a vedere, ma sono molto fiducioso. Nelle ultime ore il nome di Benevento è circolato soprattutto anche a livello internazionale, un po' come accadde con Inzaghi, se non di più. Ecco, questa è anche una vetrina importante per la città stessa. Assolutamente, dal punto di vista turistico e dell'attenzione mediatica nazionale, con Cannavaro si è al centro del dibattito sportivo nazionale, perché la notizia che il Benevento prendeva Cannavaro è stata pubblicata dai maggiori quotidiani nazionali nelle pagine nazionali, non nelle pagine regionali o locali, a livello nazionale e internazionale. Perché, lo ripeto, Cannavaro è l'uomo che ha alzato la Coppa a Berlino, la Coppa del Mondo, di una Italia che ci faceva sognare, è stato l'unico difensore che ha vinto il Pallone d'Oro, cioè è una storia importantissima, quindi è un campano, è un napoletano, e questo chiaramente contribuisce a rendere il rapporto maggiormente diretto con la piazza. Però ti ripeto, è un nome talmente importante che proietta Benevento su un palcoscenico internazionale sicuramente. Grazie mille, direttore. Grazie a voi. Ed è importante il rapporto che c'è tra Cannavaro e Pasquale Foggia, Cannavaro della Loggetta, Pasquale Foggia del Rione Traiano, i due si conoscono, sono davvero molto amici, però è chiaro che per permettere a un nome del genere di firmare col Benevento vuol dire che ci sono delle ambizioni importanti, e su questo credo che il segnale maggiore lanciato dal Benevento Calcio sia che ci sono delle ambizioni, c'è una progettualità, c'è un futuro, e questo dovrebbe far dormire sonni tranquilli a tutti i tifosi della Strega. Pasquale, a te la linea. Grazie per il momento ad Ivan Calabrese. Chiaramente richiedici la linea se dovessi avere altri ospiti in attesa dell'inizio ufficiale della conferenza stampa, che segnerà il via ufficialmente all'avventura, anche in maniera ufficiale, di Fabio Cannavaro sulla panchina del Benevento. Ci ha raggiunto in studio il collega Billy Nuzzolillo, a cui do il ben trovato e saluto. Buon pomeriggio, Billy. Ciao Pasquale, un saluto ai telespettatori. Billy, inizia ufficialmente l'era Cannavaro, lo ha detto anche Sonia, lo diceva anche Ivan, qualcosa si era rotto, no, con Fabio Casella.
deserta, a cui ovviamente va il nostro in bocca al lupo per il prosieguo della carriera, perché dal punto di vista umano chiaramente non si discute. Si era provato a ricucire, però la società ha deciso di intervenire capendo che non ci fossero più i margini per ripartire, e la sosta è arrivata propizia, no? Per segnare il via al cambio di rotta e quindi all'inizio dell'era Cannavaro. Che cosa ti aspetti almeno all'inizio? Secondo te, entriamo proprio nel dettaglio tecnico-tattico, inizierà ovviamente subito a stravolgere qualcosa oppure ripartirà dalle basi costruite in ogni caso? Ma guarda, dai primi segnali mi sembra ovvio che lui ripartirà, così almeno ieri per quanto riguarda il primo allenamento ha provato chiaramente il 3-5-2, perché un allenatore che arriva vuole prima capire un po' la situazione dei singoli calciatori, le caratteristiche per poterli assemblare meglio, anche se lui in carriera praticamente è un fautore del 4-3-3. Però non posso escludere che in un'intervista una volta ha detto: ho provato anche talvolta il 3-4-1-2 e non mi è dispiaciuto come metodo diciamo per schierare la squadra. Del resto lui quando giocava al Parma era stato molto impressionato da Malesani, quindi voglio dire ha mantenuto nelle sue caratteristiche un po' quelli che sono gli insegnamenti di un tecnico che in quel periodo rappresentò un elemento di svolta per il calcio italiano. Chiaramente bisognerà vedere un po' i calciatori, le caratteristiche, diciamo prima, perché sugli esterni, per esempio, il Benevento in questo momento può disporre di calciatori come Improta, Ciano, che si può adattare sulla fascia, Farias, però chiaramente la campagna acquisti nell'ultima settimana è stata fatta in virtù del cambio di modulo operato dal tecnico Caserta a partire dalla trasferta di Genova. E a proposito di campionato di Serie B, la Lega Nazionale di Serie B ha diramato un comunicato con il quale va a chiedere l'intervento del governo per stralciare quella norma che prevista dal decreto legislativo 36 del 2021, grazie alla quale, in virtù della quale, la cosiddetta mutualità, cioè il contributo che la Serie A è tenuta a versare alle altre leghe e alla stessa FIGC, esca dal calcio a favore di altre federazioni. La Lega Nazionale di Serie B ha sin da subito, recita la nota, manifestato la necessità di un intervento in sede legislativa per scongiurare il grave danno che questa norma porterebbe. Ora la federazione chiede di fare la sua doverosa parte con un intervento deciso e risolutivo, mentre dovrebbe iniziare a brevissimo. Guarda questa immagine, Billy, in attesa di ritornare lì a Palazzo Paolo V. Siamo davvero agli sgoccioli, perché a breve riandremo nuovamente lì. Solo un passaggio rapido: la Lega Nazionale di Serie B ha preso chiaramente la propria posizione, perché c'è da scongiurare l'eliminazione della cosiddetta mutualità, perché proprio dalle categorie minori, no, Billy, che sì, cresce il movimento, parte soprattutto il movimento del calcio italiano. Ma poi che credo in questo momento che la Serie B rappresenti un elemento trainante, devo dire, perché basti pensare, lo diceva prima Sonia, ci sono tre allenatori ex campioni del mondo, Grosso, Inzaghi e Cannavaro, e altri due campioni del mondo che giocano, Buffon e Fabregas, quindi i riflettori sulla Serie B sono puntati più che mai quest'anno. Assolutamente, intanto io attendo ovviamente segnali dalla regia, perché dovrebbe essere già dovremmo esserci per l'inizio dell'era di Fabio Cannavaro. Foto di rito alla destra del campione del mondo del 2006 e del pallone d'oro c'è Oreste Vigorito, inquadrato anche un sorridente Billy Pasquale Foggia. Da oggi riparte un nuovo corso per il Benevento. Sì, all'insegna del sorriso, direi, ecco, una delle caratteristiche che colpisce maggiormente, che crea empatia nel personaggio Fabio Cannavaro, e la sua tendenza proverbiale al sorriso, che rappresenta, ecco, un cambiamento epocale rispetto all'atteggiamento magari più contenuto sotto questo punto di vista del suo predecessore Fabio Caserta. E si è calato subito nella mentalità, baci, abbracci, selfie, autografi, no Billy? Già nella giornata di ieri per i tifosi è scoppiata la Cannavaromania, possiamo dirlo? Sì, sicuramente, poi il personaggio ovviamente è di una statura tale che chiaramente ha creato grande entusiasmo nella piazza beneventana, anche più di quello che creò a suo tempo
Inzaghi. È uno staff di tutto rispetto, Billy. Ma sicuramente, ci sono il fratello Paolo Cannavaro, poi c'è Ciccio Troise, che ricordiamolo, in principio di Benevento ha avuto un'esperienza anche a Torrecuso, poi c'è Franco Cotugno, che è l'allenatore dei portieri, che è stato portiere del Benevento nel 1985-86, e il preparatore atletico spagnolo Jordi Garcia, che insomma ha esperienza con grandi club a livello europeo. Assolutamente, mentre vediamo, grazie alle immagini che ci giungono dalla nostra regia curata da Andrea Bocchino, con le immagini di Fabrizio Angrisani, abbiamo visto, Billy, anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella, padrone di casa, no? A fare gli onori di casa. Sì, anche tra l'altro grande amico di Fabio Cannavaro, si sono sentiti spesso in queste ultime ore. Del resto è molto significativo che sia Palazzo Paolo V ad ospitare questa presentazione, anche di buon auspicio, visto che fu il luogo, la location dove fu presentato Pippo Inzaghi, che poi fece i record nel campionato di Serie B. Noi chiaramente andiamo direttamente a Palazzo Paolo V, dove sta per iniziare l'era Fabio Cannavaro, con la conferenza stampa. Chiaramente, Billy, con te e anche con tutti gli altri, per i contributi di rito nel post conferenza. Ci risentiremo dopo la conferenza stampa. Seguiamola lì, live lì, riandando, ritornando a Palazzo Paolo V. Applauso Fabio Cannavaro. Prima di passare la parola ai nostri invitati, io citerei anche lo staff che accompagna il nuovo mister. Allenatore in seconda, Paolo Cannavaro, che il collaboratore tecnico Francesco Troise, il preparatore dei portieri Patrizio Franco Cotugno, e dulcis in fundo il preparatore atletico Jordi Garcia. Bene, passerei subito la parola al padrone di casa, il sindaco di Benevento, onorevole Mastella, prego. Grazie molto e benvenuti alla stampa, agli ospiti che sono qua. In modo particolare benvenuto a Fabio e a tutti quelli che sono con lui in questa ripresa e resilienza che toccherà la nostra squadra del Benevento. E so che Fabio ha scelto di venire a Benevento mandando all'aria anche qualche altro tipo di possibilità, di opportunità a livello molto più grande. Anche di questo siamo felici, questa sua scelta qua nella città di Benevento. Non la tiro per lunga, perché capite che in questo momento per me gioca anche il mio campionato fino a domenica. E voglio soltanto dire, davvero, io non so quanto abbia ricevuto da Vigorito. Non lo voglio sapere, non sono fast ghost, però ti assicuro, salutando anche il direttore, che da noi, dalla città di Benevento, riceverai tanto affetto, tanta vicinanza, tanta solidarietà. In bocca al lupo. Grazie al primo cittadino della città di Benevento. Prima di passare la parola al presidente Vigorito, vi ricordo che questa cerimonia è in diretta televisiva sui canali di 8 Channel, canale 16 del digitale terrestre, e in streaming su www.8channel.tv. Presidente Vigorito, prego. Prima di tutto grazie al sindaco per le parole di saluto che sostituiranno le mie, che non possono avere lo stesso tenore. Ma grazie soprattutto a uno sciugnizio napoletano, che di napoletano probabilmente ha solo la nascita quando si pensa a un certo tipo di napoletano. Invece, se si pensa agli altri napoletani, perché nessuno ha tutti belli e tutti bravi, ci sono i buoni e i cattivi, e allora lui è una di quelle persone che vale il riscatto di una città, ma vale anche il riscatto dell'intera nazione. E non perché, come dicevo stamattina nelle poche parole che ho potuto trasmettere, ha vinto il pallone d'oro o ha vinto il campionato del mondo, è perché si arriva a certi traguardi quando, oltre a essere un grande atleta, e su questo nessuno ha dubbi, si hanno grandi doti morali, quelle doti morali che un ragazzo come lui, che ha rifiutato per delle ragioni oggettive sue, naturalmente, l'incarico di conduttore tecnico di una nazionale che andrà a fare i mondiali, per dirne una, o qualche squadra che farà, mi pare, la Coppa dei Campioni, è venuto a fare la Coppa dei Sanniti, e i Sanniti ti ringraziano per questo. Sono un popolo che io conosco da oltre 30 anni,
difficilmente sono bugiardi, normalmente sono un po' chiusi, un po' restii a fare applausi e a riconoscere in qualcuno un amico sincero, ma quando questo lo fanno, quando abbattono questa barriera, la loro sincerità, a mio avviso, è pari alla tua gioia quando hai alzato la Coppa del Mondo. Grazie a tutti, grazie. Grazie al presidente Vigorito. Passerei la parola ad uno degli artefici di questa, di questo arrivo, il direttore sportivo Pasquale Foggia. Prego. Buonasera a tutti. Mi ha fatto svegliare presto la mattina per andare da lui. Sono orgoglioso, sono strafelice perché oltre tutto quello che si è detto prima dal sindaco, dal presidente, ha una qualità che è un allenatore vero, che è la cosa più importante in questo momento. Sono contento perché lui ha scelto Benevento, ha scelto il Benevento, straconvinto, perché sin da subito abbiamo parlato sempre e solo di calcio, di come voler affrontare un'idea di gioco, di come voler amare quello sport, quel Prato Verde. Quindi lui sicuramente sarà un valore aggiunto per tutti noi, in campo e fuori, per l'allenatore che è, ma soprattutto anche per la persona che è. Quindi grazie al presidente e grazie a Fabio e allo staff di averci scelto. Grazie, grazie al direttore Foggia. E dulcis in fundo, il mister Cannevaro. Buonasera a tutti. Grazie al sindaco, grazie al presidente e al direttore per le belle parole. E aumentano di più la responsabilità, perché io è vero che sono stato fuori per tanti anni, è vero che alleno già dal 2015, e magari per qualcuno che mi vede ritornare adesso in Italia sembra che sia la prima esperienza come allenatore. E questo non lo è. Girato all'epoca, decisi di fare altre esperienze, ho girato un po' la parte asiatica, però era arrivato il momento di tornare a casa. Mi fa un po' strano la mattina uscire di casa e ritornare a casa, perché per tanti anni ero veramente lontano. Però dal primo momento che ho iniziato a parlare con Pasquale, per me è stato importante la sincerità di Pasquale, la professionalità di Pasquale, le conoscenze che ha, perché tutte queste cose sono cose che permettono all'allenatore di poter lavorare bene. Tutte queste cose sono importanti. Io ho fatto delle scelte in questo anno, di alcune forzate, alcune dovute, perché comunque dopo 7 anni di fila in Cina avevo bisogno di riposare. Però è un progetto che mi è piaciuto subito, è un qualcosa che veramente ci credo, perché credo che la tranquillità che ha Pasquale è dovuta anche al fatto che ha dietro un presidente che gli trasmette questo. E per un allenatore poter avere la tranquillità di poter lavorare, scusate il gioco di parole, è fondamentale. E quindi ho accettato subito questa sfida. So che non è facile, perché soprattutto la Serie B di quest'anno è una Serie B importante. Ci sono tante squadre che vogliono salire e noi abbiamo la fortuna di poter crescere con la tranquillità. I nostri obiettivi ce li teniamo per noi e gli altri possono dire quello che vogliono, ma noi sappiamo quello che ci interessa. Sono contento che la società mi ha accontentato, soprattutto con il mio staff. Una parola va al vecchio allenatore, perché per difendere la categoria Fabio Caserta è stato comunque un allenatore che ha lavorato qui, si è fatto apprezzare, poi le strade si dividono, ma il mio pensiero va sicuramente a lui. Gli ho fatto in bocca al lupo, mi sono sentito, gli auguro di trovare subito un'altra squadra e il resto niente, bisogna lavorare. Quella è l'unica cosa che so fare, l'unica cosa che mi piace, è un lavoro che mi sono scelto.
spero che un giorno mi farà apprezzare di più da allenatore che come ex calciatore. So che non è facile, ma ci proverò. Grazie, grazie a tutti. Ancora grazie a mister Cannavaro. Gli stavo chiedendo se c'era qualcosa in più della Coppa del Mondo, perché a me sfugge, io sono abbastanza ambizioso, ma non conosco proprio un altro trofeo, però ci proviamo lo stesso. Allora, per i colleghi della stampa, noi abbiamo immaginato due momenti. Questo momento, evidentemente, è chiaro a tutti, era impossibile soddisfare le esigenze, quindi abbiamo individuato 5 organi di stampa che faranno una domanda. Per tutti gli altri abbiamo previsto un momento dedicato in cui mister Cannavaro e il suo staff è a completa disposizione di tutti per domande di rito e quant'altro. In questa direzione, chiaramente, avendo individuato gli interlocutori, abbiamo l'unica donna, Sonia Lantella di 8 Channel, a cui io do, come dire, il piacere di aprire il ciclo di domande. Prego. Grazie, buonasera. Allora, io ho due curiosità velocissime, perché era una domanda, però visto che sono l'unica donna si può fare un'eccezione. Non parlerò di tattica perché avremo modo e tempo di farlo. Hai detto perché Benevento, hai spiegato perché hai scelto Benevento, ma ti aspettavi questa chiamata, la chiamata del direttore sportivo? Perché si sa, quando si aspetta si guardano le panchine che traballano, la Serie A, la Serie B. Te l'aspettavi questa chiamata? E la seconda, hai ricevuto qualche telefonata da qualche tuo compagno ex campione del mondo che è stato qui? Allora, per quanto riguarda se me l'aspettavo, è normale che quando sei fuori comunque controlli, e questa è forse una cosa che non mi piace di questo lavoro, perché devi aspettare, e tante volte è meglio che qualcuno magari ti sceglie, soprattutto a inizio anno, e risolvi il problema. È stata sicuramente una situazione nuova, però Pasquale ha usato un tramite che è Paolo, e io quando Paolo me l'ha chiesto gli ho detto subito sì, perché sono sempre stato abituato ad ascoltare tutti, perché è giusto, se una società ti chiama e ha il pensiero di chiamarti, quindi è giusto dargli la possibilità di esporre i loro progetti. E l'ho fatto, e già quando è andato via di casa io già ero convinto. Ho preso un po' di tempo perché dovevo parlare comunque con chi mi gestisce, che non è più fedele, che è qui. Tutti conoscete, perché io Benevento l'ho sempre scoperta grazie ad Enrico, però ecco, tramite Pinizzani e Davide che adesso è qui, mi hanno fatto la scelta comunque di, diciamo che la scelta è stata mia di venire qua. La seconda domanda, qualche chiamata? Sì, stamattina ho parlato con Pippo e Pippo Inzaghi, Filippo Inzaghi, quindi, ma non solo con lui, ho avuto comunque, anzi colgo l'occasione per ringraziarli tutti. Tutti quelli che in questi giorni mi hanno mandato messaggi, che sono veramente sommerso. E mi ha parlato benissimo, perché la sua esperienza è stata fantastica. Eguagliarlo sicuramente non è facile, ma lavoreremo. Bene. Paolo Sogna, Sky Sport, prego. Secondo peggior attacco della Serie B fino adesso, il Benevento. Avrai analizzato i dati, ovviamente. Pure reparto offensivo sembra ben dotato. Qual è la tua idea su questo dato così perdente fino adesso, Fabio? E sicuramente certi giocatori devono ritrovare la forma. E io mi sono visto tutte le partite che hanno giocato. Il reparto offensivo, ci sono giocatori che ancora sono in ritardo, per questo l'allenatore precedente magari ha cercato di fare altri sistemi di gioco, ha cercato di giocare con due punte, magari senza ali, perché era in difficoltà. L'obiettivo primario è quello di recuperarli tutti quanti fisicamente. E poi è normale, attraverso il gioco, attraverso la qualità del gioco, attraverso un'idea che stiamo cercando di trasmettere ai ragazzi, che
è quella magari di essere più propositivo, è quella di magari rischiare qualcosa in più, perché è normale, in area non ci possiamo permettere di arrivare solo con due giocatori, dobbiamo cercare di portare più gente possibile in attacco, dobbiamo cercare di essere positivi, è una cosa che di solito quando si cambia un allenatore succede, che è il morale. Ho trovato sicuramente i giocatori con un morale basso e dobbiamo lavorare anche su quello. Poi è normale che ci sono le idee, ci sono gli sviluppi che faremo in questi giorni, però poi vediamo. Grazie. Bruno Maiorano, Il Mattino, prego. Ciao Fabio, benvenuto, o meglio bentornato dalle tue parti. Si dice sempre che gli allenatori italiani sono i più bravi, sono quelli che devono trasmettere, sono quelli che devono insegnare. Tu però hai allenato sempre all'estero, allora ti chiedo, che cosa pensi di poter portare, cosa hai imparato all'estero e che magari ti è piaciuto e ti piacerebbe anche portare qui in Italia? Grazie. Sicuramente abbiamo avuto grandissimi allenatori in passato, abbiamo una scuola importante, però questa volta questa nostra presunzione ci deve far guardare anche quello che succede altrove, ci sono allenatori bravissimi ovunque, con una filosofia diversa che hanno avuto e cambiato il calcio in questi anni. Diciamo che il mio modo di vedere il calcio è cambiato già quando ero giocatore, perché l'esperienza in Spagna mi ha insegnato tantissimo. Il fatto dell'approccio alla partita, il fatto di dover, faccio un esempio, per me era strano preparare una partita all'interno dello spogliatoio con la musica. La prima volta da giocatore, quando misero la musica nello spogliatoio, feci un attimo di fatica, però poi 5 minuti prima all'uscita dal campo mi ricordo che eravamo più concentrati ancora di prima. Il modo di vivere il calcio all'estero sicuramente è diverso, non so se è meglio o è peggio, ma si vive con più allegria, perché alla fine il calcio è un gioco, noi chiediamo a dei ragazzi di giocare a calcio, che poi dopo si trasforma in un lavoro dove hanno delle responsabilità importanti, perché la gente che ci viene a vedere deve vedere comunque che dai il massimo, deve vedere che in un duello lo vinci, deve vedere che sei scaltro, che hai voglia di vincere, perché poi dopo tutto quello che tu trasmetti in campo e la gente lo sente, quindi sta a noi trascinare la gente, sta a noi far venire la gente allo stadio, perché io ho visto le partite, sicuramente vedere uno stadio semivuoto anche per un giocatore, questo non è bello. Quindi sta a noi, con allegria, con voglia, con concentrazione, riportare anche uno stadio pieno. Grazie. Maurizio Nicita, La Gazzetta dello Sport, prego. Buonasera a tutti. Volevo fare anche una domanda al Presidente Vigorito, rapidamente, insieme. Fabio, tu la tua base di gioco è il 4-3-3 in linea di massima, poi non sei un dogmatico, quindi probabilmente farei anche altre cose strada facendo. Ecco, comunque, quando pensi che a Benevento i tifosi potranno vedere la tua squadra, cioè la tua idea di gioco, quanto tempo ci vorrà? Uno. Poi al Presidente, velocemente, ha presente che questo è l'unico allenatore che ha fatto pure un corso di management, quindi Pasquale Trema. Quindi c'ha in casa un manager completo, capace anche di dare, diciamo, dei consigli per l'impostazione della società. E se questo qua è un valore aggiunto. Magari rispondo io presto. Il fatto che abbia fatto un corso è perché sono un curioso, quindi c'è stata questa possibilità di fare questo corso che era rivolto più ai CEO delle società, ai direttori general manager, e mi ha insegnato molto, però resto un allenatore, i miei ruoli io li conosco, i miei limiti, so dove arrivano. Uno dei motivi per cui sono venuto qui è proprio per questo, perché ho la possibilità di poter parlare con il mio direttore e con il mio presidente. E questo è tanta roba per un allenatore.
quindi quello è fondamentale. Per quanto riguarda il tempo, io oltre al mio staff, la cosa importante è che ho chiesto a Pasquale di cercare di poter lavorare con i ragazzi che già erano qui, per cui questo mi permette magari di accorciare un po' questi tempi che ci sono quando cambi un allenatore. Spero che quello che gli voglio trasmettere ai giocatori possa essere assorbito nel più breve tempo possibile. Lei ha presente quanti anni ho io? Ha un'idea di quanti manager ho conosciuto nel mondo, italiani, americani, giapponesi? Io ho imparato tutto da tutti, perciò qualche cosa la so. Se imparo qualche cosa da Fabio sarà un piacere, perché non è il mio lavoro. Io spero solo che lo imparino anche gli altri. Perché vede, quando uno ha fatto la carriera che ho fatto io, che non sono nato come figlio di Agnelli né di Moratti, sono nato quando mia madre mi diceva non andare a giocare a pallone perché si rompono le scarpe, e non ne avevamo un altro paio. Sono nato quando andavo a rubare i mandarini nel terreno a fianco, ma non perché mi facessero mandare qualcosa, ma perché ero come lui, uno scugnizzo napoletano. E se c'è una cosa che impara un napoletano è rubare il mestiere agli altri. Io alla mia età non posso fare più l'allenatore, non ho voglia di rubare il mestiere e non credo che Fabio voglia rubare il mio mestiere. Io farò il presidente con Fabio Cannavaro, come con Fabio Caserta, come con Filippo Inzaghi e con gli altri. Io non ho mai fatto l'allenatore, non ho mai fatto il manager del calcio, ho degli ottimi dirigenti che guidano questa società, compreso il signor Foggia, e spero che questo dia i risultati. Ma quello che spero soprattutto è che torniamo ad essere una famiglia, torniamo a utilizzare quella parola che io ho detto e che è stata alla base di una campagna abbonamenti straordinaria per l'adesione della gente e per il consenso che abbiamo, che rimaniamo insieme quando perdiamo e quando vinciamo, perché appartengo a quella classe professionale di avvocati, ma non quelli che dicevano qua hai perso e qua abbiamo vinto. Io vinco e perdo insieme a voi, insieme alla stampa, insieme alle autorità, insieme alle istituzioni, insieme al popolo, insieme ai tifosi. Non perdo da solo, mai, ma se perdo da solo io mi rialzo e vorrei che lo facessero anche gli altri. Sai, intervenire a convegni come questi, come Stampa Nazionale ed altro, è molto semplice. Bisogna andarci anche quando si va in mille a vedere una partita. Grazie. Grazie. Fabrizio Cappella, Rai Sport, prego. Ciao Fabrizio. Allora, a Fabio volevo chiedere, prima hai parlato, no, di un campionato difficile, quest'anno c'è Bari, Genoa, Cagliari, insomma squadre che in Serie A erano di casa, che idea ti sei fatta del campionato in generale? E poi se è possibile al Presidente, visto con quanta passione, con quanto orgoglio sta parlando sia di Fabio sia di quello che sta succedendo, se si volta indietro e guarda quello che è successo invece 3-4 mesi fa, quando c'era stato il momento di sbandamento, adesso come ripercorre questi mesi e come guarda avanti? Grazie. Allora, l'idea me la son fatta. Sicuramente ci sono delle rose importanti, ci sono delle squadre che sono partite già forti, però sono anche convinto che la nostra rosa ha delle qualità. Il mio lavoro in questo periodo è quello di ridurre questa distanza che parlavo prima, per quanto riguarda far capire i miei concetti di gioco alla squadra, ma soprattutto recuperare quei giocatori che magari sono arrivati alla fine, sono ancora fuori condizione e gliela devo far crescere. E quindi magari a volte in allenamento, a volte farli giocare, a volte farli entrare il secondo tempo. Devo avere una gestione sicuramente diversa, perché sono giocatori che hanno bisogno di ritrovare la forma. Tieni conto che per trovare una forma di solito, come diceva il mister Capello, ci vogliono 10 partite, quindi abbiamo ancora tempo per entrare in forma, dai.
se si guardano i risultati, evidentemente ho sbagliato. Avrei dovuto esonerare il tecnico 4 mesi fa. Ma vede, quando hanno fatto la guerra di Troia, misero un cavallo per entrare in città. I troiani non lo sapevano che hanno perso la guerra. Oggi non lo studiamo e se dovessimo far entrare un cavallo nella nostra stalla non lo faremo, perché abbiamo un'esperienza. Quindi non si perde mai veramente. Abbiamo perso delle partite, forse abbiamo perso un campionato, ma non era né colpa di Fabio Caserta, che io ringrazio per il lavoro che ha fatto adesso pubblicamente, e né colpa del Presidente. Il calcio è una cosa meravigliosa perché non dà mai colpa e mai ragione a nessuno, altrimenti nello stadio ci andrebbero solo i calciatori e solo i presidenti. Il senno del poi non mi appartiene. Io ho quel motto che ho detto più volte e credo che molti di voi lo conoscono e lo ripeto solo per me stesso. In un anno ci sono 2 giorni che non si può fare niente e sono ieri e domani. Io lavoro per l'oggi, tutti i giorni. Grazie. Grazie. Marco Azzi, Repubblica. Prego. Buonasera a tutti, sono qua, ciao Fabio. Ciao Marco. Senti, ritrovi il calcio italiano dopo tanti anni, diciamo, dal campo. Che calcio italiano ritrovi e quanto ti ferisce da campione del mondo trovare un'Italia che per 2 edizioni di seguito non partecipa ai mondiali? Grazie. Il fatto di, ecco, non a caso, perché comunque il concetto anche della scelta dei giocatori è cambiata rispetto al prima. Oggigiorno con la globalizzazione comunque si va anche a cercare giocatori fuori, a volte giovani che prima era impensabile trovare uno straniero in un settore giovanile, oggigiorno questo avviene. E diciamo che questo sistema ha penalizzato a tanti paesi, a noi un po' di più perché magari abbiamo seguito qualche moda, tipo volevamo essere, io c'ho Jordi che è uno spagnolo, volevamo essere degli spagnoli, poi volevamo essere magari degli, adesso vogliamo essere degli inglesi e quindi seguiamo una filosofia, quando poi invece noi siamo italiani e abbiamo il nostro modo di giocare, il nostro modo di guardare il calcio. E a volte non riusciamo a vendere il nostro prodotto bene ed è un limite che purtroppo abbiamo. Mi auguro che questo possa cambiare, mi auguro che si ritorni anche magari con ragazzi che non sono italiani, si ritorni a far capire quello che sono i nostri concetti, perché il fatto di non essere al mondiale magari può passare inosservato, ma è un dramma. Perché noi siamo l'Italia, perché noi abbiamo una responsabilità che sono i 4 mondiali e questo è un qualcosa che magari ci dobbiamo ricordare un po' di più, perché è troppo tempo che non si va ai mondiali. Io non so cosa si deve fare, ma sicuramente si deve cambiare qualcosa, perché quando non andiamo ai mondiali, ed è capitato 2 volte, la gente all'estero resta molto sorpresa. Grazie. Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Prego. Ciao Fabio. Questa è la tua terza vita, mi pare di capire. La prima è stata da leggenda, l'hai resa tu leggendario. La seconda è da esploratore, perché sei andato alla ricerca di un mondo quasi sconosciuto al calcio italiano, e di questo ti si deve dare atto, e l'hai fatto anche con un'autorevolezza che, insomma, come debuttante era difficile da riscontrare. Per la terza, cosa credi di riservarci? E poi dopo vorrei chiedere una cosa al Presidente, gliela faccio subito la domanda, immagino che ci sia un po' di riservatezza, ma qualcosa avrà pur chiesto a Cannavaro. E facciamo rispondere prima al Presidente. No, però io, come ho detto prima, è normale che
tanta gente sia sorpresa che sia ritornato in Italia, magari qualcuno ecco, dice ma Cannavaro faceva l'allenatore, la mia esperienza all'estero è stata un'esperienza importante. Io ho smesso di giocare che avevo 37 anni, subito ho iniziato a studiare da allenatore, subito ho fatto i miei corsi, ho fatto il corso non solo quello della FIFA ma anche quello da direttore sportivo, questa tranquillo, però ho fatto una scelta, io voglio fare l'allenatore e sicuramente l'esperienza in Asia mi ha permesso di rimettere in ordine quelle idee che avevo quando ero calciatore, perché anche quando ero calciatore mi segnavo sempre sul mio quaderno le cose che mi piacevano, le cose che non mi piacevano di tutti gli allenatori che ho avuto. E l'esperienza in Asia mi ha permesso di riordinare, di avere una mia filosofia, di avere un mio concetto di fase di possesso, di fase di non possesso. Spero di trasmetterla questa ai miei giocatori, spero di fargli capire che comunque sono più un allenatore che vuole vincere ma giocando bene, quello sicuramente. L'esperienza in Asia in Spagna mi ha dato questa filosofia. Sono un ex difensore ma non sono uno che comunque si mette lì ad aspettare, si mette lì, no, io, a me piace andare avanti, piace far capire ai miei giocatori che comunque meglio fare un passo in avanti che un passo indietro. Stamattina sono passato per il campo e ho messo in atto la prima cosa che ha chiesto il collega della Gazzetta dello Sport. Sono stato io a chiedere a Fabio cosa volesse, perché si impara qualcosa quando ci facciamo chiedere le cose, non quando diamo il nostro concetto. E sono rimasto già sorpreso della serenità di un giovane vecchio come allenatore. Non mi sono posto la domanda di quanti campionati avesse vinto e se li avessi vinti da allenatore, intendo in Cina o in Tibet, perché io non faccio mai analisi tecniche, io faccio analisi per quello che riesco a fare, umane, manageriali e per serietà. E dalle risposte a che cosa gli servisse ho capito già, sembra strano, che era una delle persone che saremmo andati d'accordo, perché non mi ha chiesto di fargli gli spogliatoi più belli, non mi ha chiesto di riparare lo stadio lì dove non funziona, ma ha chiesto un campo di calcio. Ha detto fate in modo che io possa utilizzare uno strumento adatto, e per quanto il nostro giardiniere è bravo, con riconoscimenti anche nazionali, la verità è che allenare una squadra sullo stesso campo con un clima come Benevento per un anno intero non è una cosa semplice. Io conosco quel campo in primavera e in tardo autunno e spero di poter soddisfare questa richiesta di Fabio, perché so che non sarebbe quel campo dove lui può mettere in pratica i suoi dettami di calcio. E se un allenatore gli chiede il campo e non gli chiede la macchina, l'albergo, il vitto e l'alloggio, vuol dire che vuole fare calcio. Poi l'ho rivisto oggi dopo l'allenamento e sono stato io a dire una cosa a lui, e così ci vediamo un primo segreto. Ha fatto fare una partitella, per la verità correvano così veloci che non so chi erano di qua e chi erano di là. E chi perdeva usciva e chi entrava ritornava dentro, quindi era una cosa che ho visto per la prima volta, magari lo faranno anche altri, quindi nessuno inventa niente. Ma la cosa bella è stato il finale. Il finale, le squadre che hanno perso sono andate tutte in porta, in fila, e le squadre che hanno vinto hanno messo il pallone dal limite dell'area. Io avevo capito che avrebbero lanciato un pallone, no, li hanno lanciati tutti insieme, tutti e 15. Quei poveri ragazzi della porta sono pigliati pallonate dappertutto. Dopodiché io gli ho fatto una domanda, dico, ma gliel'hanno detto che questi sono quelli che teniamo? O pensi che tengono un'altra squadra? Che questo è omicidio. Ecco, così è cominciato il mio primo giorno di allenamento con Fabio Cannavaro. Ed è una cosa che scriveremo in quel famoso libro che un giorno io scriverò quando finirò di lavorare. Siccome quando finisco di lavorare non avrò la capacità di scrivere, accontentatevi dei piccoli racconti quando ve li faccio. Insomma. Grazie. Grazie.
Allora, intanto grazie al sindaco della città di Benevento, grazie alle autorità militari e civili intervenute, grazie agli sponsor che non hanno fatto mancare la loro partecipazione. Qui finisce la prima parte di questo pomeriggio. La seconda, più diciamo, come dire, giornalistica, la spostiamo in una zona qui adiacente. Le hostess provvederanno per i colleghi giornalisti ad accompagnarli giù, mentre il mister e il suo staff si sofferma per le foto di rito con chi ritiene opportuno per guadagnare un po' di tempo. Grazie a tutti. Sì. Intanto, se lo staff ci raggiunge sul palco. Termina così la prima conferenza stampa ufficiale di presentazione di Fabio Cannavaro. Billy, le tue prime impressioni? Lo abbiamo visto e sentito molto sereno, molto deciso e voglioso, anche dalle parole, no, di Oreste Vigorito, lo abbiamo percepito, voglioso di lavorare. Ma sì, in effetti è, come dire, pervaso da una grande dose di entusiasmo. Questo emerge dalle sue prime parole, un aspetto importante che ha toccato da un punto di vista proprio prettamente calcistico quando ha affermato: nonostante che io sia stato un difensore, amo il gioco propositivo. Quindi sotto questo punto di vista ha già dato un'indicazione importante su quello che potrà accadere nelle prossime settimane. Non è che ci sia molto da aggiungere, è bello anche qualche siparietto che c'è stato, si vede insomma che si è creato già un grosso feeling tra lui e il presidente Vigorito. Del resto, con Pasquale Foggia ha rivelato anche il retroscena. Mentre parli, stiamo vedendo chiaramente la maglietta, no? Sì. Con la scritta Cannavaro. Continua pure. Sì, e lì c'è anche Paolo Cannavaro, sì, che ha fatto da tramite, l'ex capitano del Napoli. E Paolo, se non ricordo male, abita proprio nello stesso palazzo in cui abita il direttore sportivo Pasquale Foggia. Quindi, insomma, è un rapporto abbastanza solido quello che intercorre tra i due. E credo che Paolo Cannavaro sia una figura molto importante nello staff di Fabio, del fratello Fabio, perché è un calciatore. Diciamo che vivono in simbiosi praticamente, c'è un rapporto, sì, davvero simbiotico tra i due. Sì, poi sai, al di là di questo aspetto qua, c'è questa, ho visto nei giorni scorsi sui social, c'era questa scena in barca dove Paolo sì, scherzava sull'altezza del fratello alla guida di questa barca. Insomma, però quando giocava Billy, permettimi questo passaggio, anche se nella maggior parte dei casi doveva concedere molti centimetri agli attaccanti, gli saltava praticamente in testa. Lo ricordiamo, no? I famosi interventi su Podolski, che poi da lì nella semifinale con la Germania portarono poi al gol, no, di Alex Del Piero. Ma credo che come calciatore sia stato uno dei più forti difensori di tutti i tempi, su questo c'è poco da discutere, e a testimoniarlo c'è proprio la vittoria del Pallone d'Oro, che insomma è stata la consacrazione finale di una carriera ad altissimo livello. Ricordiamo, lui ha giocato anche nel mitico Real Madrid, quindi non è che abbia giocato solo in Italia. All'epoca i calciatori italiani non è che fossero tanto, come dire, avessero tanto appeal all'estero. Beh, non so, c'è poco da aggiungere, nel senso che Fabio Cannavaro, che è FC come sì, Fabio Caserta, quindi non bisognerà neanche cambiare. Sono siglati allo stesso modo, sì, hanno le stesse iniziali, hanno paradossalmente, potrebbero avere anche la stessa filosofia di gioco, no? Ricordi Fabio, sì, Caserta, marchio di fabbrica 4-3-3, adesso c'è da lavorare su quello che sta facendo, ovviamente sul lavoro che aveva già iniziato Caserta. Però credo che anche la testimonianza, no, che ha detto chiaramente, a cui ha fatto riferimento anche Vigorito, no, Billy, l'episodio dei calciatori che hanno perso in partitella tutti schierati sulle linee di, sì, porta, già vuole dare la sua impronta, la sua filosofia.
potrebbe darsi che accada l'esatto opposto, ossia partire all'inizio col modulo con cui stava già giocando il Benevento, tant'è vero che parlavi del modulo di Malesani, il 3-4-2-1. Sì, ma credo che lui preferisce il 4-3, dovrà valutare un po' il materiale che ha a disposizione. Ti devo interrompere, perdonami, lo abbiamo per la prima volta in diretta qui, ai microfoni di 8 Channel. Ritorniamo a Palazzo Paolo V, dove in compagnia di Ivan Calabrese c'è il nuovo tecnico del Benevento, Fabio Cannavaro. A voi, Ivan. Sì, abbiamo il mister qui in diretta. Mister, insomma, benvenuto a Benevento. Quali sono le sue prime impressioni, sensazioni in vista di questa nuova avventura? C'è grande entusiasmo, c'è sicuramente grande attesa e una responsabilità in più, perché sappiamo che il tempo è breve e dobbiamo prepararci per le partite, per la prossima settimana che si gioca, ma c'è grande voglia, c'è grande spirito di sacrificio, i ragazzi sono messi a disposizione. Vediamo se riusciamo subito a dare il massimo. Ha parlato molto prima delle sue esperienze passate anche da calciatore, le faccio una domanda in più: qual è stato il tecnico che magari più l'ha influenzata in questo percorso? Dirne uno solo è impossibile, perché veramente ho avuto la fortuna di essere allenato da grandissimi, forse i più grandi della storia del calcio. Diciamo che per affetto sicuramente mister Lippi è quello che un po' ha influito di più, ma spero di aver preso qualcosa un po' da tutti quanti. Grazie mille mister, in bocca al lupo. C'è anche il direttore Pasquale Foggia. Direttore, insomma, ha portato in porto questa trattativa, quanto è stata difficile? Ma è più di testa, perché era un qualcosa di... non di impensabile, quelle situazioni che sai, dici, ma può essere mai? Però mi sono fatto anima e coraggio, ho detto è la classica situazione dove non posso avere rimorso. Mi sono sentito e l'ho stalkerizzato alle 8 del mattino. È andata bene perché lui ha dimostrato da subito grande disponibilità, quindi sono veramente felice. Ecco, in un'intervista Cannavaro ha detto: mi serve un progetto che mi dia stimoli, che sia ambizioso. Questo dimostra anche quelle che sono le ambizioni e la progettualità del Benevento, e su questo i tifosi possono dormire sonni tranquilli? Ma assolutamente sì, ma lo potevano fare anche 3 mesi fa, 5 mesi fa, 3 anni fa, perché la garanzia in tutto questo è Vigorito. Quindi da lì poi nasce tutto e nasce la possibilità anche di prendere poi Fabio Cannavaro. Grazie mille direttore. Quindi sono state queste i contributi. Abbiamo anche un altro ospite qui con noi, che è l'allenatore in seconda, fratello di Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro. Insomma, comincia l'esperienza sannita, importante anche il rapporto con Pasquale Foggia. Assolutamente, anche se quello deve essere un valore aggiunto, non è stato sicuramente influente nella scelta. Come dicevo prima, deve essere un valore aggiunto poter condividere apertamente quelli che sono poi i futuri impegni che avremo e le future dinamiche che verranno fuori. Ecco, cosa ti aspetti da questa avventura giallorossa? Adesso siamo in una full immersion pazzesca, abbiamo trovato un ambiente che è predisposto al lavoro, tutti a completa disposizione, sappiamo che non è così solo perché sono i primi giorni, ma sappiamo che c'è un'ottima cultura del lavoro da parte di tutto l'ambiente e lo staff che abbiamo trovato qui all'interno della società. Non ci resta che continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto e farlo in maniera decisa. Sei al fianco di tuo fratello, però nelle tue ambizioni, i tuoi obiettivi sono anche quelli di intraprendere poi in futuro una carriera da allenatore. Cosa vuoi imparare da lui? Ma adesso sono stato già 4 anni con lui e già è stata un'ottima scuola, spero di perfezionarla e poi non so quale sarà il mio futuro. Per ora mi godo e sto al posto mio in questa avventura. So che c'è da lavorare a volte più e non in meno quando si è soprattutto il fratello dell'allenatore, e questo è stato il mio motto da sempre e lo sarà per sempre. Ha provato a mandarmi via, non ci è riuscito, voglio stare con lui, scherzi a parte. Siamo una coppia molto affiatata, al di là della familiarità che ci lega, ci rispettiamo molto, ci siamo vissuti poco come fratelli perché il calcio ci ha divisi e, come dico, ho detto anche in passato, il calcio ci ha riuniti sotto queste vesti. Spero che duri più a lungo possibile, perché comunque dentro di noi c'è sempre il desiderio di stare insieme. È importante anche aprire una parentesi.
per quanto riguarda anche quello che è stato il tuo rapporto con il Benevento, ma soprattutto con Carmelo Imbriani, no? Quindi vi allenerete? Guarda, te l'avrei detto io alla prossima domanda. Qualcosa mi ha legato sempre a questo posto ed è stato Carmelo. Carmelo è dentro tutti di noi, chi l'ha conosciuto, chi l'ha vissuto, chi sa la sua storia, non può che adorare Carmelo e soprattutto suo fratello, che fa di tutto per tenere sempre alto il nome di Carmelo. Quindi essere arrivato qui è un po' come essere tornato a casa, perché grazie a Carmelo ho sempre sentito vicino questo posto. Grazie Paolo Cannavaro, in bocca al lupo per tutto. Quindi questi sono stati i contributi qui da Palazzo Paolo V, adesso la cerimonia proseguirà. Intanto Pasquale, ti do momentaneamente la linea. Grazie, grazie ad Ivan Calabrese, chiaramente richiedici la linea ogni qualvolta che vuoi, quando avrai al tuo fianco altri ospiti. Visibilmente emozionato Fabio Cannavaro, anche i nostri microfoni, Billy, meno Paolo, sì. Perché forse è più facile, no, stare dietro le quinte, però che bello quando dice il calcio ci ha diviso, quando eravamo entrambi calciatori e giocavamo ovviamente, e il calcio ci ha riuniti adesso, almeno da 4 anni a questa parte, da quando Fabio Cannavaro è stato in Cina, è volato in Cina per la sua prima esperienza di allenatore. È bello perché al di là del legame e dell'affetto familiare si vede che studiano molto, si raccontano, preparano e preparano le partite. Mi rispondi tra poco però, perché abbiamo il patron del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, ai microfoni di Ivan Calabrese. Ritorniamo a Palazzo Paolo V, a te Ivan. Sì Pasquale, abbiamo il presidente Vigorito, insomma presentiamo Fabio Cannavaro. Qual è stato l'approccio che ha avuto inizialmente con questo nuovo tecnico? Ma l'approccio è stato sicuramente dovuto e voluto da Pasquale Foggia, che oltre ad essergli amico anche molto di Paolo Cannavaro, ha voluto suggerire un nome. Naturalmente sono quei suggerimenti fatti a chi già lo vuole fare, di una persona che, come ho detto anche prima, non ha vinto solo il pallone d'oro o i mondiali, una persona che è partito probabilmente con le scarpe rotte come le mie, però non lo so, ma immagino non certamente con la scarpetta d'oro, e che ha dato dimostrazione di grandissima serietà. Non si vincono i campionati all'estero se non sei bravo, come non si vincono in Italia, ma lui è soprattutto profondamente un essere, una persona umana, lo era anche Fabio Caserta, solo che ognuno di noi interpreta la vita in un certo modo, e come interpreti la vita così interpreti il gioco, così interpreti le cose serie e probabilmente così interpreti i tuoi collaboratori. Avevamo bisogno di questo, probabilmente avevamo bisogno, senza colpa di nessuno, senza disconoscere nulla da quello che abbiamo fatto, di un approccio diverso tra i componenti di questa meravigliosa avventura che è il calcio, e speriamo di averlo fatto ancora in tempo. Ecco Presidente, un allenatore che ha uno status, un appeal così importante, il nome di Benevento è circolato in tutto il mondo in queste ore, può permettere anche all'intero movimento giallo-rosso sannita di poter crescere ancora di più? Io credo di sì, ogni volta che abbiamo il piacere nella nostra vita di avere contatto, di collaborare con qualcuno che è riuscito, gli altri devono guardare a quello che tendono, a quello che vogliono fare e capire che nulla è impossibile. Quindi il movimento non solo calcistico, anche il ragazzo che vuole laurearsi, anche il ragazzo che vuole aprirsi un'impresa, anche il ragazzo che non passeggia nel corso dicendo che è sfortunato, vedendo persone che hanno raggiunto dei risultati eccezionali, sa che la vita è uguale, perché la persona che l'ha fatto, mi pare di averlo visto bene, dovrebbe avere 2 gambe, 2 braccia, 2 occhi, 2 nastri, no, e 2 orecchie. Noi siamo uguali, poi c'è chi mette in mostra delle doti e chi altre, ma soprattutto quello che ti consente di diventare qualcosa o qualcuno è la tua capacità, la tua volontà. Con quella si supera di tutto. Credo che lui sia un esempio per i giovani, come lo è stato Filippo Inzaghi, come lo è stato Fabio Caserta. Ognuno di noi dà un esempio, è quello che l'altro poi prende che dà valore a quello che siamo noi. Fabio è uno che ha valore indipendentemente da quello che pensiamo noi, conviene a tutti prendere quello che ha di buono. Grazie Presidente. Ciao.
E quindi salutiamo il presidente Oreste Vigorito, la cerimonia è quasi giunta alla conclusione, i protagonisti sono andati via, parleranno con gli altri esponenti dell'informazione e quindi per il momento da Palazzo Paolo V è tutto. Pasquale, ti restituisco la linea. Grazie al nostro Ivan Calabrese, ci avviamo anche noi alla conclusione di questa diretta ricordando che siamo in diretta su 8channel.tv e 8pagine.it, al di là del fatto che ovviamente siamo in diretta sul canale 16 del Digitale Terrestre. Billy, la domanda, chiaramente ti chiedo scusa ma avevamo il presidente in diretta, ti avevo fatto, chiaramente stavamo parlando del rapporto simbiotico in campo e fuori dal campo tra i fratelli Cannavaro. Sì, molto bello, ma credo che sia importante proprio da un punto di vista operativo, perché Paolo funge più da tramite con i calciatori e quindi può essere molto d'ausilio anche accogliere un po' gli umori dei singoli e trasferirli al fratello. Poi permettimi di sottolineare un aspetto, ci sono state bellissime parole da parte sia del presidente Vigorito che di Fabio Cannavaro nei confronti di Fabio Caserta. Ecco, il calcio deve essere, al di là di quelli che sono, voglio dire, i giudizi sull'operato del tecnico, è bello quando vengono fuori questi valori importanti, perché Fabio Caserta, ripeto, al di là di quello che è stato il suo operato, ognuno lo può giudicare a modo suo, comunque ha rappresentato sul piano dell'umanità un aspetto importante che andava comunque messo in risalto. E poi un'altra considerazione a proposito delle parole che ha detto Fabio Cannavaro in conferenza stampa, mi è subito venuto alla mente quello che una domanda che avevo fatto nell'ultimo post partita, che sicuramente ricorderai, sì. A proposito della forma fisica, io avevo avuto questa impressione di questo calo nel finale, anche perché in campo c'erano molti dei nuovi arrivati che non erano al top della condizione. Un concetto che Fabio Cannavaro ha ribadito dopo appena 3 allenamenti, si è già reso conto sicuramente di questo deficit sul piano della forma fisica e quindi si è riproposto di lavorare proprio per migliorare questo aspetto. Assolutamente sì, mentre ringrazio Ivan Calabrese con l'ausilio alla parte tecnica di Fabrizio Angrisani, abbiamo chiuso da Palazzo Paolo V. Ultime battute, Billy, alla ripresa del campionato domenica 2 ottobre, ricordiamo il campionato è fermo per la pausa delle nazionali, c'è la Nations League, il Benevento ospiterà l'Ascoli di un altro ex, Cristian Bucchi, e chiaramente bisognerà dare tempo a Fabio Cannavaro di imprimere la sua idea di gioco e soprattutto i suoi dettami tecnico-tattici, però ci si attende quantomeno la scossa, no? Ho trovato il morale dei calciatori basso, quando c'è il cambio di tecnico, almeno nell'immediato, Billy, c'è la classica scossa. Sì, questo è evidente, insomma, lo insegna il passato. Non sarà una partita semplice perché l'Ascoli, come il Benevento, viene da 2 sconfitte consecutive. Cristian Bucchi si trova nelle medesime condizioni in cui si trovava Fabio Caserta qui a Benevento. È stato molto contestato dai tifosi, la curva, insomma, ha avuto un battibecco con la curva che lo ha accusato di aver lasciato il campo senza passare davanti alla curva come tutti quanti gli altri giocatori a prendersi i fischi da parte del pubblico. Lui ha risposto dicendo, insomma, che praticamente non è sua abitudine fermarsi, va via subito negli spogliatoi, diciamo un po' di quelle situazioni che abbiamo vissuto anche qui a Benevento, quindi è una squadra che verrà vogliosa di riscattare le ultime prestazioni, quindi non sarà un incontro semplice, però d'altra parte anche qui a Benevento è uno scontro sentito anche alla luce di qualche polemica da parte del presidente dell'Ascoli, fuori luogo, sì, del patron più che del presidente, sì, insomma di qualche uscita fuori luogo, sì, da parte di Pulcinelli, per cui insomma sarà una bella partita da vedere, speriamo di vedere un Benevento che abbia una carica sul piano nervoso sicuramente superiore a quella che abbiamo visto in occasione dell'ultimo incontro di campionato. E noi chiaramente seguiremo il post partita di Benevento Ascoli il 2 ottobre e avremo ovviamente in veste di tecnico dopo la prima gara ufficiale con il Benevento, da allenatore del Benevento ai nostri microfoni chiaramente Fabio Cannavaro con tutti i protagonisti.
protagonisti. Billy, ti ringrazio e ci ritroviamo ovviamente dopo la pausa per domenica 2 ottobre per il post partita di Benevento Ascoli. Grazie a te, un saluto ai telespettatori che ci hanno seguito finora. Saluto al quale mi accodo anche io, grazie ad Andrea Bocchino alla parte tecnica, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, grazie a tutti voi per averci seguito. L'appuntamento con Offside Serie B è previsto per domenica 2 ottobre. Ovviamente diamo nuovamente il benvenuto a Benevento, a Paolo Cannavaro, a Fabio Cannavaro, Fabio e Paolo Cannavaro, ed in bocca al lupo al tecnico, sperando che il Benevento possa riprendere la marcia verso le zone nobili della classifica. Grazie a tutti voi per averci seguito e appuntamento ai prossimi impegni nel palinsesto di 8 Channel. Buona serata.